parte del video che racconta la storia del karate fino ai giorni nostri. Riprenderemo da dove ci eravamo interrotti, ossia dal maestro Funakoshi, e riusciremo questa volta a completare tutta la storia fino ad arrivare alla nostra scuola. Quindi mettetevi comodi e guardate questo video. Che ha iniziato a praticare karate all'età di 12 anni. Come abbiamo accennato nello scorso video, inizialmente era diverso praticare karate rispetto a come lo pratichiamo oggi. Infatti, mentre oggi il programma è più vasto, allora dovevano ripetere lo stesso esercizio e lo stesso kata per tantissimo tempo, prima che il maestro fosse d'accordo per poi procedere con lo studio di qualcosa di nuovo. Quindi il maestro Funakoshi bastava tantissimo tempo a studiare il primo kata, passava tutto il giorno fino anche a notte inoltrata e il maestro lo stava a guardare. Funakoshi si aspettava che prima o poi potesse avere l'opportunità di andare avanti e studiare qualcosa di nuovo, ma a questo momento non arrivava mai. Nel tempo Funakoshi è stato addestrato, diciamo, a un po' tutte le parti del karate, perché anche i suoi maestri avevano studiato sia la parte più tecnica del karate che anche la parte combattiva. Come lui ricordava sempre negli aneddoti, diceva sempre: il maestro non diceva mai che andava bene, il maestro non diceva mai che non andava bene, il maestro non diceva mai niente, io dovevo continuare a praticare lo stesso esercizio. Quindi Funakoshi è cresciuto praticamente praticando arti marziali e doveva intraprendere la carriera in medicina. Ma a quei tempi lì, per essere ammessi agli studi, bisogna avere anche un aspetto ordinato, quindi era richiesto di tenere i capelli corti. A quei tempi lì Funakoshi piaceva portare i capelli più lunghi e quindi non accettò, si rifiutò di entrare e di iscriversi a medicina per non tagliarsi i capelli. Crescendo, Funakoshi si dedicò completamente al karate. Ed è proprio a Okinawa, durante una delle sue sessioni di allenamento, che l'imperatore, curioso di vedere quest'arte, e quindi chiese che fosse organizzata un'esibizione perché lui avesse la possibilità di vedere dal vivo il karate. Questa esibizione fu organizzata appunto dal maestro Funakoshi. L'imperatore rimase veramente colpito dall'esibizione di karate e nel 1921 fu deciso di mandare come rappresentante di Okinawa Funakoshi a Tokyo, in Giappone, per portare, diciamo, a far vedere il karate. L'esibizione del 1921 venne organizzata al Kodokan a Tokyo e il maestro Funakoshi passò l'intera notte prima a confezionare un abito per sé e per il suo allievo per essere più presentabile e più ordinato, in quanto fino a quel momento non c'erano abiti specifici per la pratica del karate, ma si praticava con gli abiti di tutti i giorni, anche dovuto al fatto che Okinawa era molto calda la temperatura. I partecipanti che videro l'esibizione rimasero tutti molto entusiasti e quindi il maestro Funakoshi, che inizialmente aveva progettato di tornare a Okinawa, decise invece di rimanere a Tokyo. I primi tempi a Tokyo però non furono facili per il maestro, perché non aveva un lavoro e gli fu data praticamente una piccola stanza accanto al Kodokan all'università, e questo però si rivelò un fattore importante, perché era a contatto con tutti i ragazzi interessati a praticare karate, quindi iniziò così in una piccola stanzetta per poche persone a tenere i primi corsi di karate. Il karate, che fino a quel punto sì era conosciuto e praticato ma ancora abbastanza sconosciuto, iniziò invece a ottenere una fama senza precedenti e quindi ci fu un vero e proprio boom di persone che decisero di iniziare a praticare questa arte marziale. In seguito alla fama che ottenne il karate, il maestro Funakoshi decise di scrivere le 20 regole d'oro nel karate, che sono: regola numero 1, nel karate si inizia e si termina sempre con il saluto. Regola numero 2, nel karate non si prende mai l'iniziativa dell'attacco. Regola numero 3, il karate è un complemento dell'esercizio. Regola numero 4, conosci te stesso prima di conoscere gli altri. Regola numero 5, nel karate lo stato d'animo importa più della tecnica. Numero 6, lo stato d'animo deve essere sempre aperto verso l'esterno. Regola numero 7, la disgrazia proviene sempre dalla pigrizia. Regola numero 8, il karate non si pratica solo nel dojo. Regola numero 9, l'allenamento nel karate dura tutta la vita.
Regola numero 10. Vedi tutti i fenomeni attraverso il karate e vedrai la sottigliezza. Regola numero 11. Il karate è come l'acqua calda. Si raffredda quando si smette di scaldarla. Regola numero 12. Non devi pensare a vincere, ma devi solo concentrarti per non perdere. Regola numero 13. Cambia secondo il tuo avversario. Regola numero 14. Il combattimento è essenziale giocare su ciò che è falso e su ciò che è vero. Regola numero 15. Considera le gambe e le braccia del tuo avversario come se fossero altrettante squadre. Regola numero 16. Il pericolo può essere sempre in agguato. Quando un uomo passa la porta di casa potrebbe ritrovarsi davanti anche un milione di nemici. Regola numero 17. Mettiti in guardia come un principiante. In seguito potrai combattere in modo naturale. Regola numero 18. Esegui sempre perfettamente i comandi. Regola numero 19. Non dimenticare la variazione della forza, la scioltezza del corpo e il ritmo delle tempie. Regola numero 20. Pensa ed elabora sempre. Fino ad allora però non esisteva un dojo come lo intendiamo noi adesso, quindi praticavano karate o quello che capitava, in delle stanze che non erano nate appositamente. Per questo il progetto del maestro insieme ai suoi allievi e al suo figlio Gigo Funakoshi era quello di avere un posto dedicato. Iniziarono così a costruire lo Shotokan, praticamente la casa dello Shoto, che ben presto diventerà la sede principale dei corsi del maestro Funakoshi. Purtroppo però nel 1945 il figlio di Funakoshi morì di tubercolosi e quindi non ha nemmeno potuto vedere la costruzione del dojo finora. Il figlio di Funakoshi era un abilissimo praticante di karate e apportò numerose modifiche su alcune tecniche. Era veramente un praticante potente. Purtroppo però è morto in giovane età. Una figura molto importante che è stata vicino a Funakoshi è il maestro Shigeru Egami, che dopo la morte del figlio decise appunto di aiutare Funakoshi a finire di costruire il dojo. Purtroppo però il dojo durante la guerra fu completamente distrutto. Una volta finita l'emergenza della guerra, tutti gli allievi ricostruirono ancora prima delle loro case il dojo, e anche in questo caso l'allievo Shigeru Egami fu determinante per continuare a far esistere il progetto del maestro. Da quel momento il karate, che già aveva iniziato a ottenere sempre più successo, iniziò a essere ancora più praticato e apprezzato. Questo grazie anche al fatto che finalmente gli allievi avessero un posto dove praticare il karate. Quindi il numero di praticanti aumentò tantissimo. A quel punto della sua carriera il maestro Funakoshi, visto il successo del karate dell'università, non riusciva più a stare dietro a tutti i corsi, a tutti gli allievi. Quindi decise di fondare due gruppi che si occupassero di portare l'insegnamento a più persone possibili. Quindi fu fondato il gruppo Shotokai, con a capo il maestro Shigeru Egami, e il gruppo Kyokai del maestro Masatoshi Nakayama. Contrariamente a come intendiamo oggi Shotokan, che è uno degli stili del karate, allora Shotokan era il posto in cui si praticava il karate, che tradotto letteralmente è la casa dello shoto. Quindi non era uno stile, ma semplicemente un luogo di pratica. Quindi all'inizio abbiamo questi due gruppi che uscivano dalla stessa scuola sotto la guida del maestro Funakoshi. Il gruppo Shotokai e il gruppo Kyokai, ma ad un certo punto cominciarono le divergenze. Mentre nel gruppo Shotokai si continuava a portare avanti la volontà del maestro Funakoshi, nel gruppo Kyokai cominciavano a esserci delle influenze facendo praticare agli allievi il combattimento libero. Il combattimento libero era una cosa che il maestro Funakoshi non voleva che si praticasse. Il maestro Funakoshi si era sempre opposto alla pratica del combattimento libero, così inteso come tecnica libera, se non prima di aver fatto determinati studi. Il maestro, infatti, venendo dalla scuola di Akuitosu e Akuasato, aveva studiato perfettamente i metodi di combattimento e sicuramente li conosceva, ma portando il karate nelle università si era preposto l'obiettivo di spogliare temporaneamente il karate di tutte le tecniche più aggressive per rendere la disciplina più accessibile a tutti. Alla fine successe però l'inevitabile e i due gruppi si divisero in maniera netta. La scuola Shotokai vietò ai propri allievi di andare nell'altra scuola per provare il combattimento. Questo divieto vedremo poi in futuro che non solo non è stato utile, ma ha avuto anche effetti contrari, però ormai era stato fatto e quindi gli allievi della scuola Shotokai non potevano andare a combattere nell'altra scuola. Il maestro Funakoshi
appoggiare la scuola Shizukai in quanto era quella che seguiva e si basava sui suoi insegnamenti. Nel gruppo Kyokai fondamentale è stata la figura di Masatoshi Nakayama. Masatoshi Nakayama aveva una visione del karate diversa, più moderna, più ampia. Quindi riuscì a fondare la prima federazione riconosciuta dallo Stato giapponese, la JKA, che è tuttora attiva, la Japan Karate Association. Il progetto di Nakayama era quello di organizzare un vero e proprio campionato di combattimento riservato a tutti gli allievi che si allenavano nella JKA. Quindi, a parte la visione più ampia di distribuzione del karate, aveva diciamo anche una visione di monetizzare diciamo la parte sportiva del karate. Il maestro Funakoshi ovviamente era molto contrario al progetto di Nakayama. E il maestro Nakayama stesso sapeva che in qualche modo stava tradendo diciamo le sue radici. Infatti in alcune interviste riportò la frase che diceva so che quando morirò e andrò in paradiso troverò Funakoshi ad aspettarmi con un bastone. Ma la storia vuole che comunque questo progetto fu portato avanti. Nel 1957, all'età di 81 anni, il maestro Funakoshi morì e nessuno degli allievi della scuola Kyokai si presentò ai funerali. Funerali che vennero organizzati dagli allievi della scuola Shotokai, alla quale ovviamente rimasero poi tutti gli iscritti del maestro Funakoshi. Nello stesso anno in cui è morto il maestro, Nakayama è riuscito a organizzare il primo campionato di combattimento. Ma torniamo al maestro Shigeru Gami. Shigeru Gami riprese gli studi da dove si era interrotto il maestro Funakoshi. Si accorse però che alcune pratiche che venivano utilizzate fino ad allora nell'allenamento, come ad esempio il Makiwara, che consiste in un paletto piantato per terra avvolto in una corda che veniva colpito ripetutamente con varie parti della mano per indurire appunto i pugni. Queste tecniche, questi allenamenti non andavano bene perché è vero che rinforzavano il corpo, però a lungo andare recavano dei danni fisici anche importanti. E quindi lui ha deciso di studiare un karate nuovo che permettesse comunque di rinforzare il corpo senza però portare a questi danni fisici. Allo stesso tempo però il maestro Igami voleva portare avanti la pratica senza sacrificare l'efficacia dell'arte marziale. A questo tal proposito fece numerosi esperimenti anche in prima persona, facendosi colpire ripetutamente allo stomaco da diverse persone per cercare di capire quando i pugni fossero più forti e in quale soprattutto disciplina i pugni potevano essere portati con più forza. Fece questa prova con numerosi praticanti di altri arti marziali e alla fine si stupì che il pugno del karate, a suo dire, risultava quello meno efficace. Quindi iniziò un lungo procedimento per rinforzare il corpo e cercare di trasmettere più energia ai colpi senza però appunto traumatizzarlo. Purtroppo però anche la salute del maestro Gami non era buona e anche lui si ammalò di tubercolosi e non soltanto, subì anche una prima operazione in cui purtroppo gli hanno dovuto rimuovere una parte dello stomaco. Nonostante questo, il maestro, che era arrivato a pesare 31 kg, riuscì a riprendersi e riuscì per altro tempo a portare avanti lo studio del karate. Ma del maestro Shigeru Gami parleremo più avanti. Adesso veniamo a un altro maestro importante. Un maestro che si chiama Tetsuji Murakami e che è importante perché è il primo maestro che ha deciso di trasferirsi in Europa, per l'esattezza in Francia, negli anni 50, per portare la disciplina del karate. E lui praticava karate Shotokan, che proveniva, come abbiamo detto prima, dalla scuola Kyokai. Quindi negli anni 50, grazie a Tetsuji Murakami, il karate sbarca in Europa. Ma a quel punto abbiamo un altro personaggio, questa volta un italiano. Stiamo parlando del marinaio Vladimiro Malatesti, che avendo girato il mondo e soprattutto molte volte che era stato in Giappone, aveva iniziato a praticare anche lui karate e sempre negli anni 50, tornando in Italia, decise di aprire la prima scuola di karate d'Italia, che fu aperta a Sesto Fiorentino. Il karate era così nato in Italia grazie a questo personaggio. Chiaramente però Vladimiro Malatesti aveva praticato karate diciamo un po' quasi occasionalmente, quindi nel 1955, d'accordo con i suoi pochi allievi, decisero di mettere insieme dei soldi perché avevano sentito che in Francia
c'erano dei maestri di karate, quindi Malatesti si mise in viaggio con la promessa di riportare un maestro che potesse loro insegnare un po' meglio il karate.